Bentornati su Accorto.it. Parliamo di suonare sulle basi. È una cosa che si fa, che si deve anche fare. Esercitarsi con delle basi fatte da altri, quindi manca uno strumento, nel vostro caso la batteria, e voi ci mettete la batteria sopra. Va molto bene, uno si esercita, sperimenta delle cose, fa delle esecuzioni, cerca di suonare, va tutto benissimo. Ricordatevi che però non basta. A orecchio, perché adesso tutto si vede, però ci sono i video, quindi tutto si vede. Ah, guarda quello cosa fa, vi le mani da tutte le parti, ok? Però si sente quello che suona con la gente, quello che è abituato ad accompagnare un gruppo, quello che è abituato a suonare con delle persone e quello che è abituato a suonare solo sulle basi. Si sente, lo sento io che non sono un musicista. Figuratevi che figure fate con quelli che suonano veramente. Perché bisogna suonare anche con la gente. Bisogna studiare, bisogna cercare di tirarsi giù i pezzi bene, bisogna cercare di fare del proprio meglio, ma bisogna suonare anche con la gente. Per imparare anche altre cose, oltre che al suonare. Perché la musica, specialmente voi che siete ragazzotti e aspirate a diventare dei professionisti, è formata anche da tante altre cose che magari con la musica sembrano non c'entrare molto, ma invece c'entrano. Quindi se studiate, andate a lezione, imparate a fare tante cose e suonate solo sulle basi, non è sufficiente. Dovete suonare con le persone. E lo vediamo magari nella prossima puntata, sempre col permesso di Accorto.it, se la pubblicheranno. Ci vediamo insieme al guru.